stata intanto coinvolta inizialmente come rete di distribuzione, curandone anche molto sin da subito la fornitura e poi dal momento che abbiamo registrato dai primi mesi degli esauriti, quindi sostanzialmente degli edicolanti che vendevano tutte le copie nei primi giorni, anche del rifornimento. Quindi questa è stata un'attenzione particolare che abbiamo voluto dare agli edicolanti, che è possibile perché siamo editori del territorio locale, quindi possiamo anche andare eventualmente a incontrare gli edicolanti. Il secondo passaggio rispetto a questo è stato con l'inizio del secondo anno della rivista, quindi da novembre del 2016, l'attivazione dell'abbonamento in edicola, cioè del ritiro della copia alla quale si è abbonati in edicola. Questo è stato valutato molto positivamente dagli edicolanti, perché consente comunque all'utente di accedere, di andare fisicamente nell'edicola e quindi di poter intrattenere una relazione con l'edicolante che ha la possibilità di proporre altri ovviamente prodotti. E terza cosa, noi abbiamo fatto uscire, sarà una cifra un po' di Torino Storia, un monografico dedicato esclusivamente a Torino nel Medioevo, quindi a tutte le cose medievali che ci sono di Torino, un'epoca un pochino sconosciuta di Torino, ma che in realtà è molto interessante, intrigante, della quale ci sono ancora rilevanti tracce in città. E questo monografico è servito agli edicolanti anche per diversificare il prodotto Torino Storia, per offrire appunto ai loro clienti una pubblicazione che in qualche modo affrontava più aspetti. Ci tengo a dire che certamente le edicole possono fare da collettore di esperienze, materiali, spunti. Alcune volte sono stati gli stessi edicolanti, no, a fornirci spunti di questo genere. È chiaro che il giornale, per mantenere la qualità che lo contraddistingue, quindi sia grafica sia proprio di contenuto, si avvale di persone che normalmente pubblicano libri o altro tipo di edizioni, di pubblicazioni sulla storia della città, dei suoi dintorni e via dicendo. Per cui personale assolutamente qualificato, assolutamente capace, certo, di coniugare il rigore dell'inchiesta, dell'approfondimento storico, con l'aspetto divulgativo. Cioè deve fare anche piacere leggere questa rivista, non solo l'interesse di quel che viene scritto, ma anche il piacere di sfogliarla e di leggere un articolo la mattina quando si va a lavoro, la sera quando si rientra a casa e via dicendo. Deve essere anche un'esperienza piacevole lo sfogliare questa rivista e leggerla. Dunque, un'esperienza di microstoria, quindi, se non vado errato, cioè quella storia che spesso si perde nei racconti, che non vengono appunto fissati, che non vengono indagati in modo rigoroso, così come tu hai detto, e che invece è importante recuperare, e ha quasi sempre una dimensione territoriale. Mi sembra sia questo un po' l'orizzonte. Questo il punto di partenza. Poi in realtà si scopre che la storia legata ai luoghi fisici e specifici, magari un po' sconosciuti anche da chi li vive, si collega con la storia nazionale e internazionale, certo, soprattutto in una città come Torino che è stata, certo, capitale dell'Italia Unita. Ma per esempio, ti faccio due esempi di articoli intriganti che abbiamo proposto al pubblico e che sono risultati tra i più apprezzati. Intanto abbiamo recuperato, per esempio, le foto in parte inedite di quando al Parco del Valentino, un grosso parco che c'è in una zona centrale di Torino, si correva il Gran Premio, l'antesignano del Gran Premio di Formula 1. Questa è, se vogliamo, una storia appunto nazionale e internazionale. Correvano i maggiori piloti dell'epoca, all'inizio del Novecento, coinvolge un luogo nel quale moltissimi torinesi passano tutti i giorni e che oggi come oggi fa veramente impressione pensare come un circuito automobilistico. Oppure la divulgazione al grande pubblico, la rivelazione al grande pubblico che in una mattonella delle
Porte Palatine, che è una dei resti della città romana, una delle porte d'ingresso alla città, c'è un calco di una zampa di un cane, probabilmente un resto che anzi sicuramente è stato certificato un mattone romano, il quale probabilmente un cane che era o dei lavoranti oppure si trovava a passare di lì ha lasciato questo calco ed è stato utilizzato questo mattone, per cui abbiamo questa impronta di un cane di 2000 anni fa. O ancora nel ponte che collega la più grande piazza di Torino, Piazza Vittorio, con la Gran Madre, quindi che scavalca il Po, pochi sanno, ma è certificato da documenti che Napoleone, che all'inizio dell'Ottocento, quando decise la costruzione di questo ponte in muratura a Torino, fece nascondere nel pilone centrale un forziere con delle monete d'oro, e quindi anche questi particolari che magari sono assolutamente sconosciuti a chi quel ponte lo frequenta, lo attraversa tutti i giorni, però sono rivelano un'identità dei luoghi che è quella che cerchiamo di raccontare. Andrea, diciamola tutta, una dimensione di microstoria che si ricollega alla grande storia attraverso mille particolari, attraverso mille tratti, e che in realtà non a caso esce in un periodo in cui mancano o sono venuti a mancare grandi punti di riferimento, non so, c'è l'imbarazzo della scelta, dall'ideologia alla politica e a tanti altri fatti riferimenti importanti della gente, delle comunità. Ecco che rispunta fuori un bisogno di identità, però, perché è quello che c'è dietro tutto questo, è un bisogno di identità, un bisogno di riconoscimento nel luogo appunto in cui si abita, in cui si vive, in cui si lavora. Sì, questo è sicuramente il punto centrale, uno dei punti centrali, insieme alla qualità, alla passione per la storia e per la città, cioè per i propri luoghi, però sicuramente l'intercettare l'identità delle persone è quello che Torino Storia si è proposto fin dall'inizio, con, devo dire, una grande osservazione anche del mercato editoriale di questi ultimi anni, forse non solo. Abbiamo notato che le pubblicazioni, della propria città sotto la neve o della propria città sotto le bombe in periodo di guerra, in un periodo particolare della nostra storia, vanno a ruba. Cioè sono molto apprezzate dal pubblico perché probabilmente raccontano una parte della storia di me, anche se esatto, in quell'epoca non c'ero ancora. Non c'ero. Però sicuramente c'erano i miei avi, che interessa direttamente me, perché interessa direttamente la mia identità. La mia via, la via in cui abito, era così in tempo di guerra, oppure nel palazzo di fronte a me è avvenuto nel quell'anno quel tale evento storico più o meno rilevante all'interno della storia generale, però per me è significativo, perché io lo vedo e lo penso e lo tocco con mano ogni giorno. Allora, avrei dovuto chiederlo al direttore, e però appunto stamattina c'è stato questo piccolo disguido, lo chiedo a te. A quando sì. Milano Storia, Roma Storia, Firenze Storia? Perché mi sembra che Torino Storia da questo punto di vista sia un po' un format interessante. Ma sicuramente è un format esportabile, e abbiamo anche già fatto alcuni sondaggi in questo senso. Bisogna ovviamente valutare molto bene i luoghi nei quali approdare con una rivista di questo genere. Non sono escluse, anzi devo dire che sono un obiettivo interessante, anche le cittadine più piccole d'Italia, certo. ma che hanno una profondità storica molto interessante, magari sconosciuta o comunque non così conosciuta anche dagli stessi abitanti. Per cui assolutamente un progetto esportabile, un progetto sul quale è bene che si consolidi la prima esperienza, però non possiamo nascondere che almeno l'intenzione o comunque la valutazione della divulgazione c'è, con però il mantenimento innanzitutto del pensiero iniziale, dell'idea iniziale, ma anche della dimensione territoriale, che è necessariamente, secondo noi, quella della cittadina, quindi quella del centro abitato nel quale
le persone si riconoscono. Per esempio, uno strumento di questo genere a livello regionale, secondo noi, non avrebbe lo stesso impatto. Fare un Liguria storia, Lombardia storia, Puglia storia, non avrebbe lo stesso impatto di focalizzarlo sulla città, perché sulla città o sulla cittadina, sul centro abitato, che effettivamente è sentito dalle persone come il loro riferimento di luogo, il riferimento geografico e di identità. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, appunto, è da tempo, attraverso questa radio, noi andiamo sostenendo che le edicole, per la loro capillarità e diffusività, possono essere un valido strumento laddove appunto si creano istanze di riconoscimento territoriale, certo un territorio medio, diciamo così, qualche cosa che può avere attraverso le persone degli elementi in comuni. Bene, allora non mi rimane altro che a farvi tanti auguri e chiaramente tenete conto, perché mi sembra che a Torino sia andata un po' così, che anche questo sia uno dei registri della vostra iniziativa, tenete conto che da questo punto di vista la rete delle edicole può dare sicuramente una ottima mano. Grazie ancora Andrea. Grazie a voi e buon lavoro. A presto, e anche ciao. Edicolanti, eh? Ciao. Ciao, ciao. Allora riprendiamo di nuovo la linea dai microfoni di Radio Rete Edicole, questa mattina un po' disastrata tra mancati appuntamenti, linea internet che non va e ci ha fatto saltare, devo dire, sia il GR che la rassegna stampa, ma siamo riusciti a mantenere però il nucleo della programmazione, che stamattina prevedeva un collegamento con la redazione di Torino Storia. Abbiamo sentito Andrea Ciattaglia, uno dei redattori e dei soci della società editoriale che pubblica questa interessantissima rivista, e l'appuntamento adesso intorno alle 11, con qualche minuto di ritardo, con Manuela Bongiovanni, che è la segretaria del Sinagi di Torino e che salutiamo. Buongiorno Manuela.
Sì, ciao Fabio, buongiorno a tutti gli amici e colleghi che ci stanno ascoltando. Bene, Manuela, credo che anche tu abbia ascoltato l'intervista. Beh, diciamo, insomma, una bella iniziativa, un piccolo tesoro, tra l'altro nato nel